Se qualcuno avesse bisogno di capire che cosa significhi essere il dodicesimo uomo in campo, si riveda ancora Urbania e lo capirà. Sotto nel primo tempo, senza cori e ultras al seguito, che stavano vigilando a San Biagio che non giocasse l'Ancona di Petocchi, arrivano loro a inizio ripresa e scatta la rimonta dell'Ancona. Finisce 3-1 e i dorici calano il poker. Quarta vittoria consecutiva, secondo posto rafforzato a caccia dell'Elpidienza Cascinare, ma è stata una sofferenza. Nel tepore del dorico è l'Urbania a fare bella figura durante il primo tempo. La spaccata di Aquino al nono è soltanto un fuoco di paglia. La formazione di mister Bruscolini rimane corta e chiude gli spazi. Impedisce all'Ancona di giocare e colpisce in contropiede. Al 22esimo Brardinoni di sinistro mette alto da posizione molto favorevole. Al 40esimo invece arriva il vantaggio che gela il pubblico biancorosso. Cross dalla tre quarti di Braccioni e sul secondo palo sbuca la testa di Carpinetti che incrocia e batte Recchi. Finisce qui l'imbattibilità del portiere dorico dopo 490 minuti. Al secondo minuto di recupero del primo tempo ecco che entrano gli ultras in curva nord. Il loro apporto risulta decisivo. A inizio ripresa la formazione di Lelli è completamente diversa, determinata e a trazione anteriore. Argiolas contribuisce a cambiarne il volto e anche il risultato, visto che proprio lui all'ottavo scaraventa in rete un cross di Mattia Santoni. Prima rete in campionato in maglia Ancona. L'Urbania è sempre pericolosa, al 15esimo Braccioni impensierisce ancora Recchi dentro l'area. Al 18esimo Mattia Santoni si tuffa di testa, ma l'impatto col pallone è da dimenticare. Al 20esimo si completa la rimonta, Aquino entra in area su verticalizzazione. Il pallone gli rimbalza male ma lo agevola perché ne esce un pallonetto tanto involontario quanto beffardo che supera Spinaci. Sul 2-1 gli ospiti non si arrendono e prima Braccioni da fuori impegna Recchi alla parata in due tempi. Poi al 90esimo Pagliardini testa l'attenzione del numero 1 biancorosso sul primo palo. Sventato il pericolo, la gara si chiude al secondo minuto di recupero. Fallo di Pagliardini su Aquino e calcio di rigore. Lo stesso attaccante napoletano spiazza Spinaci dagli 11 metri e realizza la prima doppietta in biancorosso. Finisce in gloria una gara sofferta. Non è la migliore versione della formazione di Lelli, ma tanto basta a far sentire il fiato sul collo all'Elpidienza e Cascinare capolista.